Internet ci dà la possibilità di condividere le nostre fotografie in modo facile, veloce ed estremamente economico. Ma per ottenere un risultato ottimale è necessario usare alcuni semplici accorgimenti. Il monitor ha una risoluzione molto inferiore a quella di una stampante. Se è impostato a una risoluzione di 1024x768, ad esempio, significa che qualsiasi immagine che abbia 1024 pixel di larghezza riempirà completamente lo spazio del monitor. Immagini più grandi non mostreranno alcuna differenza qualitativa se visualizzate nella loro interezza, ma avranno un peso considerevolmente più alto. Per questo è importante ottimizzare i file prima di caricarli sul vostro spazio web o prima di spedirli come allegato email. La risoluzione del monitor dipende dalla sua grandezza e dalle sue impostazioni in pixel. Quasi tutti i monitor di ultima generazione supportano una risoluzione di 96 dpi, quelli meno recenti supportano 72 dpi. Una volta ridimensionato il file, si può notare una leggera perdita di nitidezza. Potrebbe essere necessario applicare una maschera di contrasto, ossia la funzione di Photoshop che aumenta i dettagli dell'immagine. I valori da assegnare sono strettamente vincolati alla qualità del file, a sua volta condizionata dal metodo di acquisizione, scanner o macchina fotografica digitale. Generalmente è meglio non esagerare per non rischiare l'amplificazione del rumore o altri effetti che influirebbero negativamente sul risultato finale. Per procedere correttamente a questo tipo di regolazione, è indispensabile visualizzare l'immagine al 100% per capire l'effetto apportato. A volte può essere una buona idea creare una cornice della dimensione di qualche pixel attorno alla foto, in modo che l'immagine possa essere visualizzata correttamente a prescindere dal colore dello sfondo su cui verrà posta. Il modo migliore per procedere è modificare le dimensioni del quadro mantenendo l'ancoraggio centrale. È necessario a questo punto salvare l'immagine in un formato che possa essere letto dai browser. I formati per le fotografie più usati per il web sono il JPEG, il GIF e il PNG. Per evitare che i colori vengano visualizzati in modo scorretto, ricordatevi di verificare che il vostro file sia nello spazio colore sRGB. Il JPEG è il formato più usato perché permette di comprimere e quindi di ridurre il peso delle immagini, mantenendo comunque tutte le sfumature che contribuiscono a dare profondità alle foto. È importante fare attenzione a non comprimere eccessivamente le immagini per non incorrere in difetti sgradevoli che ne rovinerebbero la qualità. Il modo migliore di salvare un file è selezionare il comando Salva per web e verificare il confronto tra il file originale e quello compresso, cercando il valore ottimale di compressione che mantenga una buona qualità. In questo modo otterrete file di dimensioni ridotte ma privi di fastidiosi disturbi. Il GIF è usato soprattutto per salvare disegni e scritte e per immagini che abbiano trasparenze. Il formato GIF è basato sull'uso di una tavolozza di 256 colori. Questi sono memorizzati in una tabella che associa un numero a un certo valore di colore. La limitazione a 256 colori appariva ragionevole all'epoca della creazione del formato GIF, perché non erano ancora diffusi dispositivi in grado di visualizzarne un numero superiore, ma oggi non è adeguata per salvare immagini fotografiche. E quindi sconsigliato.
Il formato PNG è superficialmente simile al GIF, in quanto è capace di immagazzinare immagini in modo lossless, ossia senza perdere alcuna informazione. Supporta le trasparenze ed è più efficiente con immagini non fotorealistiche, che contengono troppi dettagli per essere compresse in poco spazio. A questo punto i vostri file sono pronti per essere inviati tramite email oppure caricati sul vostro spazio web.